diciamo a mio papà che sia perché stiamo arredando la sua cameretta oppure perché il nostro bimbo a Natale ha ricevuto talmente tanti giochi che siamo letteralmente costretti a scavalcarli, di solito le vacanze di Natale sono un ottimo momento per mettere ordine. Mettere ordine quindi nell'angolo del suo fasciatoio e, perché no, in tutta la camera, in modo che noi genitori riusciamo a trovare in maniera molto più agevole le cose che riguardano i nostri bimbi più piccolini e i più grandicelli forse a riordinare da soli. Oggi partiamo alla riorganizzazione dell'angolo cambio, facendoci aiutare con piccoli e grandi contenitori di forme diverse, di colori diverse, che ci aiutino a contenere tutte le cose che riguardano il nostro bambino e che ci può essere utile avere a portata di mano durante il bagnetto e il cambio, quindi tutti i suoi prodotti, tutti gli asciugamani, gli accappatoi che serviranno e che posso appoggiare sul fasciatoio oppure, perché no, in mensole che io avrò attaccato al muro. Come vedete, alcuni sono tondi, altri sono rigidi, più grandi, più piccoli, tutto quello che vi può servire. Un aiuto è sicuramente riorganizzare anche i cassetti, facendoci aiutare da piccoli organizer che possano contenere l'intimo, i pannolini, forbicine, spazzolini, tutto quello che può servire, e tenere pronto qualcosa anche in un beauty che, quando sarà il momento, io potrò spostare fuori casa senza doverlo per forza riempire subito, perché sarà già pronto. E per riorganizzare la sua cameretta come devo fare? Lo scopriamo alla prossima puntata.